Deborah Spagnolo, vicepresidente nazionale dell'ANMIL. Buonasera, Deborah. Buonasera e grazie per l'invito. Grazie di essere con noi. Per primissima cosa, siccome ti ho presentato con una sigla, magari non tutti la conoscono, diciamo che l'ANMIL è l'Associazione Nazionale fra Lavoratori e Mutilati e Invalidi del Lavoro. E quindi mi permetto di farti subito una prima domanda, anche in particolar modo su questa cosa qui, ovvero voi vi occupate principalmente, ma non esclusivamente, di sicurezza sul lavoro, argomento di cui spesso si parla perché finisce sulla cronaca. Come mai? Beh, io in tutti questi anni mi sono fatta una domanda e mi sono data anche una risposta, però prima di dire quello che penso è opportuno far sapere a chi non mi conosce per quale motivo io faccia parte dell'associazione. Io ormai faccio parte da 9 anni dell'associazione ANMIL perché 9 anni fa mio marito perse la vita sul lavoro in un incidente a Penisoliformia e dal momento in cui lui non c'è stato più, io ho desiderato fortemente poter far qualcosa per poter intervenire in qualche modo su questa piaga sociale e poi ho conosciuto l'associazione. Quindi secondo me il principale motivo per cui si va spesso sulla cronaca è che secondo me manca una giusta attenzione verso quelli che sono gli infortuni sul lavoro in generale, perché il lavoro dovrebbe essere sicuro. Le persone che escono di casa la mattina dovrebbero essere certe di andare a svolgere una mansione che gli consente di tornare a casa, e molto spesso non è così. E forse la ragione principale è che si dovrebbe porre attenzione soprattutto alla vita umana, quindi non mettere in condizioni i propri dipendenti di correre un rischio e i dipendenti o gli operai devono rispettare le norme di sicurezza per non porsi in rischio. Grazie della tua testimonianza diretta, anche oltre che della risposta che è importante, ecco, che si sappia. Non voglio anticiparti sulla risposta, però penso che sia collegato, perché poi è una questione di sensibilizzazione, no? E di cultura. In questo periodo, però, penso che molte iniziative anche che si svolgono di persona, vengono meno anche a causa del Covid. Ma cosa c'è in cantiere o cosa è pronto a partire o a ripartire appena l'emergenza sarà passata tra le iniziative dell'associazione? ANMIL ha parecchie iniziative, parecchi progetti, soprattutto anche a partire dalle scuole, con Icaro Primi in Sicurezza, volti proprio alla sensibilizzazione dei bambini già da piccoli a riconoscere quello che è un pericolo. Si parte ovviamente da semplici esempi come il non dondolare sulla sedia, a finire a storie che possono rappresentare ai bambini quali siano i pericoli. Magari qualcuno che è in ascolto si può chiedere per quale motivo se ne parli ai bambini così piccoli. Se ne parla ai bambini così piccoli, secondo me è fondamentale proprio per cercare di instaurare, cioè di inculcare fin da piccoli la cultura della sicurezza che secondo me manca. Io faccio sempre un esempio molto semplice, quello della cintura di sicurezza. Quando è venuta fuori la legge dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza, molti di noi l'hanno presa non benissimo, no? Perché l'hanno vista come un fastidio. Oggi è diventata un'abitudine. ANMIL e io con loro in prima linea combattiamo proprio per questo, affinché la cultura della sicurezza sul lavoro diventi un'abitudine e che quindi non si rispettino le regole perché si incorre in una sanzione, ma si rispettino le regole perché è giusto farlo e perché si tutela la vita umana. Un'ultima domanda prima di chiudere il nostro collegamento. Il sottotitolo del nostro programma, che si chiama Zona Blu, il sottotitolo è Uno sguardo al futuro. Che sguardo al futuro provate ad avere voi di Anmil anche in questo particolare momento storico? Il futuro è pieno di attività che sono, come hai detto tu prima, ferme, ma cose concrete come il reinserimento lavorativo della legge 68. Molto spesso le persone che subiscono un infortunio sul lavoro stentano a ritrovare lavoro perché a volte si trovano non solo a essere infortunati, ma a perdere il lavoro. La revisione del testo unico 8108, che è il testo che norma
norma, la sicurezza sul lavoro, che però è, a mio parere, a nostro parere, Anmil, obsoleto, che va rivisto. Bisogna intervenire sui processi. I processi sono troppo lunghi. Per esempio, per quanto mi riguarda, ci sono voluti 7 anni per il primo grado di giudizio e siamo in attesa ancora dell'appello, dell'inizio dell'appello. Quindi sono tutte questioni sulle quali bisogna intervenire, però voglio lasciarvi con una speranza, no? Con un segno di speranza, perché sennò diventa troppo anche, diciamo, pesante. Anmil, il messaggio che vuole dare Anmil è quello appunto di una speranza nella quale un domani i lavoratori possano lavorare in sicurezza e possano reinserirsi nel mondo del lavoro nel momento in cui si facciano male, ma soprattutto l'obiettivo principale è zero infortuni. Questo è il sogno di Anmil. Ed è un sogno che penso dobbiamo coltivare tutti insieme, anche perché mi permetto di fare questo inciso, non so poi se vuoi aggiungere qualcosa prima di salutarci. In questo periodo molte attività anche di tipo culturali sono ferme, come anche la vostra, ma purtroppo la sicurezza sul lavoro non è che sia fermata, anzi i lavoratori continuano a lavorare e il rischio c'è sempre. Sì, purtroppo sì, diciamo che si è visto anche un altro aspetto, no? Quello dello smart working, quindi il lavoro da casa, che nonostante qualcuno possa pensare che sia più sicuro, nasconde e cela rischi altrettanto a volte gravi. E in questo periodo lo dobbiamo superare e dobbiamo necessariamente guardare al futuro con una speranza.